Io? Ok, allora, siamo nel regno di Arendelle. È estate. Io interpreto Anna, sono la giovane principessa. Serena Thierry invece interpreta Elsa, che è la regina. Queste due bimbe crescono insieme, solo che Elsa ha dei poteri magici, cioè che dalle qualunque cosa le tocchi diventa ghiaccio. Ragazzi, è un compito difficilissimo questo che mi avete dato, vi odio. Bravo, bravo. I genitori delle due principesse decidono di farle crescere separatamente perché i poteri di Elsa comunque possono essere anche molto pericolosi per la sorella più piccola. Quindi crescono lontane, soffrendo tantissimo. Elsa diventa regina il giorno dell'incoronazione, i suoi poteri diventano palesi a tutto il regno. Diventa un mostro agli occhi di tutti e scappa via, rinchiudendosi in un castello di ghiaccio su una montagna. Anna è l'unica che invece la difende a spada tratta e dice: mia sorella non potrebbe mai farmi del male, voglio andare a capire dove andare. E inizia questa avventura fantastica nel bosco ghiacciato pieno di neve, e durante questa avventura alla ricerca della sorella incontra Olaf, un pupazzo di neve che è stato creato dalle mani di Elsa, di quando erano piccoline le due principesse, e che accompagnerà Anna e Kristoff, il giovane montanaro con la sua renna buffissima, in questo viaggio alla ricerca della sorella e dell'amore. Olaf è questo pupazzo di neve che prende vita e dà vita, in effetti, e quindi è l'unico personaggio, essendo di neve, più caldo di tutti. È quello che in effetti si esprime in maniera entusiastica sempre, saluta con grande gioia e quindi ha una grande vitalità. Ed è, ha però questo suo piccolo, ha un piccolo neo, cioè quello, il desiderio di stare al sole, di trovare il suo posto al sole. Ma per un pupazzo di neve è abbastanza difficile avere un posto al sole, e per cui insomma poi alla fine, non raccontiamo il finale, ma insomma troverà anche il suo posto al sole. Però insomma è pupazzo, per essere un pupazzo di neve è veramente veramente caldo. Tutti pensano che lei sia cattiva, povera, ma dall'inizio nella storia si capisce che invece lei cerca solo di proteggere la sorella dai suoi poteri, da quello che lei non riesce a gestire, quindi ahimè fa tenerezza perché viene lei rinchiusa in un castello e allontanata da tutti i suoi affetti, quindi diciamo da più che più che carnefice lei è una vittima perché rimane da sola e poi alla fine riesce ad uscire da questo castello e a trovare diciamo la motivazione, l'amore che era la forza, la cosa che faceva, di cui aveva bisogno per far tornare lei la sorella in vita. A sacrificare se stessa. Sacrifica se stessa per proteggere la sorella. Penso che sia veramente una grande tenerezza. Beh.